Grazie. Grazie al dottor Calderini. E io innanzitutto direi di fare una piccola introduzione a quello che ci aspetta questo pomeriggio. Io sono Marco Camisani Calzolari, di solito i miei colleghi hanno il secondo nome, in realtà è la C sta per un pezzo di cognome, comunque mi chiamo per intero con questo nome lungo, mi ribattezzano MCC per far prima, sembra un qualcosa di storico, in realtà sono molto moderno. E oggi si parlerà appunto di innovazione, si continuerà a parlare di innovazione, e lo faremo con dei personaggi davvero, davvero emblematici di quello che è oggi innovazione nel mondo, direi, perché è un panel internazionale. Per cui adesso io parlo in italiano, poi sfoggerò il mio inglese forbito, anche perché abbiamo con noi degli amici che arrivano dall'estero. L'innovazione in Italia oggi, per fare una premessa, è fatta di persone, nel senso che il nuovo arriva dagli individui, e sono gli individui, a mio parere, rispetto a quello che incontro, che hanno bisogno di essere acculturati, sono loro che vengono a contatto con l'innovazione, sono persone nelle aziende, sono persone nelle istituzioni, sembra banale evidentemente, ma poi sono gli stessi che vengono a contatto con i media tradizionali, che generalmente non parlano molto di innovazione, la televisione, i giornali tradizionali, eccetera, e quindi hanno una cultura che spesso è un po' statica, perché non vengono a contatto con il nuovo, banalmente. E questo lo ritroviamo spesso nelle aziende, lo troviamo un po' dappertutto, avete visto anche insomma nella politica che quando si parla di innovazione, anche di innovazione del digitale, si parla sostanzialmente di innovazione della pubblica amministrazione, cioè non c'è il pensiero che in qualche modo il nuovo, che bene e male è traducibile in digitale, possa avere un impatto forte sull'economia. In realtà questo impatto ce l'ha, e come? E rischiamo di sentirlo se non ci diamo una bella mossa, in poche parole. E quindi cosa bisogna fare? Beh, bisogna sostanzialmente essere un po' più curiosi, non avere paura del nuovo, sperimentare e soprattutto diventare utenti. Perché oggi è possibile, attraverso la rete, attraverso i motori di ricerca, eccetera, venire a contatto con tutto quello di cui si vuole. È sufficiente volerlo, è sufficiente quindi voler innovare. A volte in Italia è più una parola che un fatto. Ci piace molto il termine web 2.0 perché è facile da dire, è facile, semplifica, in realtà è un mondo che è molto più complesso e da maglie piuttosto difficili da cogliere in prima battuta. Oggi, per esempio, giusto perché ho citato il blog, non è sufficiente avere un blog per aver innovato o per aprire al dialogo online. Bisogna usarlo correttamente. Lo strumento è una commodity, sempre più spesso, e si tende però, siamo molto abituati allo strumento. Oggi si parlava di aziende quasi smaterializzate, cioè senza una fisicità, senza quasi una sede. Peraltro oggi abbiamo un bel esempio con noi, e ci racconterà, adesso ve lo ripresento tutti. E quindi bisogna davvero ripensare a tutto, bisogna aprirsi via i pregiudizi e andare a fondo e cercare di andare oltre quelli che erano i termini, le terminologie che in qualche modo ci aiutavano a capire. Oggi il mondo veramente sta cambiando, dobbiamo essere pronti a recepirlo nel modo giusto, gli strumenti ci sono ed è tutto a portata di mano. Per completare e per approfondire il tema, oggi abbiamo con noi, ve lo presento subito perché è il challenger, quindi in qualche modo io e lui abbiamo sempre fatto stranezze insieme, speriamo di non deludervi, Marco Zamperini. Vedete che siete... Allora adesso... Io sono... No, ma perché... Allora, io sono... tutte queste equivoci sono... Io non so come mai. Adesso ho un libro pronto che doveva chiamarsi Dentro, dentro, fuori, 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 dentro, fuori, dentro, fuori, perché erano le quattro direzioni del marketing e della comunicazione. L'editore, il Financial Times, non ne ha voluto sapere. L'abbiamo chiamato Impresa 4.0 perché era pornografico. Insomma, voglio dire, possiamo stare anche senza, no, senza vedere, senza per forza vedere. Anche se Marco, chiaramente... Va bene, lui comunque è CTO di Value Team.
Abbiamo con noi anche in video, che ora ci introdurrà la sua Rasha Soni, che non è qui con noi, è con noi virtualmente, tanto per noi non fa molta differenza, così come abbiamo con noi Paolo Valdemarin, che ci sta guardando da Gorizia e tra un po' interverrà. Dopodiché c'è Jean-Michel Dalle, che è Director of Agoranoff e Professor at University of Paris 6, right? And Paul Bohem, che è Founder di Metalab Y Europe, Emanuele Ta, che è promoter di Tech Garage, e purtroppo oggi è in ritardo Alessia Malesecchi e Germini, perché a Roma sapete che c'è il Presidente degli Stati Uniti e quindi si è bloccato tutto e anche lei è rimasta bloccata là. Bene, io darei subito la parola al video a Reshma, che ci racconta che cos'è Seed Camp.